la parola a Marco Cuzzi che ci parlerà dell'uomo Francesco Baraggio. Grazie. Sì, grazie a tutti, saluto tutti, saluto il mio maestro, saluto tutti voi, vi ringrazio per la pazienza che mi donerete nell'ascoltarmi, spero di non essere troppo noioso e prolisso. Allora, innanzitutto devo dire che parlare per, diciamo, la metà, un po' meglio che parlare in finale, perché poi c'è sempre il rischio che qualcuno ti dica già mica le cose prima, però devo dire che sicuramente quello che sentiremo da Norino Cani sarà molto più puntuale riguardo la figura di Francesco Baracca, perché ne è un biografo. E devo dire che quello che ho ascoltato da Pietro Caruso e da Roberto Rinaldi già danno un quadro molto preciso sull'uomo Francesco Baracca. Bisogna tenere conto che il mito di Baracca è un mito che è presente, è vero che è stato pubblicato un paio di 3 anni fa un libro di Goldoni, che parlava di un, era Luca Goldoni che diceva l'eroe dimenticato, però girando per l'Italia oggettivamente poi così dimenticato Baracca non è, è uno dei toponimi, pensate, più frequenti nelle nostre città, si può dire anzi che dopo i padri della patria tradizionale, Rivaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II e dopo gli eroi dell'antifascismo, cominciando dal martire per eccellenza Giacomo Matteotti, il nome di Baracca, insieme a quello di Battisti, vuol dire uno dei più diffusi, praticamente c'è quasi dappertutto. Ovviamente Lugo ha dato a Baracca tutto lo spazio toponomastico possibile, lo sappiamo, lo sapete, chiunque, chiaramente non solo a Lugo di Romagna, Lugo però anche in altri luoghi. E c'è uno stadio Mestre che è intitolato a Francesco Baracca. C'è stata, non so se ci sia ancora, ma c'è stata una società sportiva dilettantistica che era la Baracca 1, che appunto mi pare nel 15 sia anche retrocessa purtroppo dalla terza categoria, è stato un po' un problemino, ma ecco, comunque c'è persino una Baracca Calcio, come si chiamava, se non sbaglio, la squadra nata nel 1909 che poi ha modificato il nome da Lugo a Baracca Calcio e poi appunto a Baracca 1. C'è stato addirittura un sommergibile della Regia Marina, il maggiore Baracca, che purtroppo ha avuto sfortune notevoli e varato nel 40, è stato affondato dagli inglesi, pensate, l'8 settembre, ma nel 41, quindi ha fatto un anno di navigazione, sono morti anche numerosi membri dell'equipaggio, quindi un po' sfortunato, forse anche per questo non ci sono stati più, credo, intitolazioni col nome Baracca alle navi. Allora, parliamo di un mito che è quasi magico, ecco, riprendo alcune considerazioni fatte da Roberto. Quasi magico perché effettivamente innanzitutto Baracca attraversa le epoche storiche nazionali praticamente in modo, senza rischiare di essere dimenticato, cancellato, abbandonato. Eppure, come è stato detto, Baracca è un nome che durante il fascismo vive un straordinario momento di successo nella sua elite poietica. Pensiamo soltanto al fatto che fino ad allora, poi sicuramente almeno ce lo spiegherà meglio, addirittura sì, era un eroe, ma insomma, un po' discusso. La sua morte aveva creato qualche problema, non tanto per il discorso suicidio, sono stati gli ungheresi, perché ormai era un reggimento ungherese quello che stava mitragliando, che l'hanno ucciso, oppure si è ucciso per evitare di morire bruciato, oppure chissà che cosa è successo. Ma perché aveva disobbedito agli ordini di fatto, perché sostanzialmente non doveva essere mitragliato quel reggimento ungherese. Non era previsto e lui, dopo appunto una litigata con il generale Buongiovanni, si ritrova a decidere di testa sua di muoversi, di fare l'operazione che poi lo porterà alla morte. Per quel motivo lui non viene promosso alla memoria, non riceve nessuna ulteriore medaglia per quello che aveva ricevuto in vita.
Ecco, è il fascismo che lancia, ovviamente già nel periodo squadrista, c'è la squadra d'azione, c'è la squadraccia baracca, la baracca che la si avanza con passioni fiero e con esultanza, così cantavano Mussolini, noi siamo gli arbitri, sappiamo combattere, sappiamo morire, era una delle squadre più feroci che si dota del nome baracca. E poi baracca avanti, certo, va avanti secondo una linea, qui è giusto quello che è stato detto da Pietro, una linea che forse è poco mussoliniana, Mussolini era un romagnolo quanto Baracca, in teoria avrebbe potuto considerarlo davvero il suo punto di riferimento, il suo ideale. D'Annunzio cerca, mi pare, in una dei suoi interventi, nelle sue lettere successive a Mussolini, di convincere proprio per questo sangue romagnolo, no? che è simile, che è uguale, convince il Duce, cerca di convincere il Duce a esaltare la figura di Francesco Baracca, ma mi sembra che qui più che Mussolini sia proprio Italo Balbo che trasforma Baracca in qualcosa di diverso. Ecco, Balbo e D'Annunzio sono i due grandi artefici della metropoietica di Baracca. Balbo e D'Annunzio, Balbo con la sua iniziativa ovviamente aviatoria, lui è praticamente l'erede di quel corpo aereo dell'esercito italiano, lo trasforma, erede, in realtà lui non ha mai volato prima. Però dal 23 è lui uno dei grandi autori e dei grandi artefici della nazione. E poi dall'altra parte D'Annunzio, il quale crea il mito dell'uomo macchina. Perché nella concione, perché più che un elogio funebre è una concione, tra l'altro io che non apprezzo molto D'Annunzio dal punto di vista politico, lo adoro dal punto di vista letterario. Io devo dire che l'elogio, l'elogio funebre Baracca è uno dei momenti più belli dell'America di D'Annunzio. Belli naturalmente dal punto di vista d'annunziano, a me è piaciuto almeno. Bene, lì c'è già l'esaltazione dell'uomo macchina. Innanzitutto quando dice dinanzi a questo re immortale, con la conclusione, per rispondere alla sua umana e sovrumana speranza, noi vogliamo salutare sia noto sia ignoto il giovane successore della sua regalità. Cioè lui fonda una dinastia di eroi con Baracca. E dall'altra parte crea il mito dell'uomo macchina. È un'unica cosa, quello che si diceva prima, che Roberto diceva, è uomo e macchina. Ricordiamoci che D'Annunzio è quello, che voglio fare citazionista, che poi mi monto la testa, sembra che mi monti la testa, ma visto che a scuola ci tiravano le spudisciate per farci imparare a memoria, qualcosa mi è rimasto. Ma quando nella Beffa di Bucari lui dice siamo 30 di una sorte, 31 con la morte, siamo 30 sotto le luci, sotto l'oro del ponte, e poi dice cuori uomini, macchine, armi pronte, la lotta paro a paro e a Carmelo e Carnaro. Ecco, quando metti insieme i cuori, gli uomini, le macchine, tutti in un unico contenitore, in quel caso dei gusci della Beffa di Bucari, lei dimostra già che è andato oltre qualsiasi ragionamento tradizionale del decadentismo, diventa il grande cantore dell'uomo che si trasforma in macchina, proprio il discorso che faceva alla fine Pietro, cioè questa disumanizzazione del guerriero. Allora, un mito che va oltre, dicevo, anche il fascismo, perché rimane, perché nonostante sia il fascismo il principale produttore della mitopoietica baracchiana, Baracca resta perché è una figura perché piace, prima di tutto perché, permettetemi la battuta, ha la fortuna di morire prima del fascismo. E quindi già di per sé uno che avrebbe tutte le componenti per poter diventare l'eroe in camicia nera, e non lo diventa, lo sarebbe diventato, la storia non si fa con il sé, non lo sappiamo. A giudicare dalle sue origini parrebbe di no, perché Baracca non è un feroce nazionalista trasudante rabbia e voglia di sangue, non vede nella guerra le gene del mondo. Come è stato detto, Baracca è un soldato, è un militare, ma anche prima, nelle fasi diciamo precedenti il suo ingresso all'Accademia di Modena, non risultano che atteggiamenti di un, mi verrebbe da dire il termine sempre letterario, del giovane signore, figlio di una tranquilla famiglia
di credo che erano mignaioli, no? Comunque avevano proprietari, piccoli proprietari intermedi, proprietari terrieri di questa città, di questa realtà, e di ispirazione sicuramente liberale conservatrice, probabilmente anche liberale cattolica, forse, cioè comunque clerico liberale, almeno no, clerico no, ma almeno cattolico liberale. E insomma, da lì nasce poi un ragazzo che fa quello che può fare, ma giusto, lo dico con grande simpatia, che può fare un ragazzo di 20 anni, 18-20 anni, romagnolo, vuole divertirsi, è uno che ama la vita, e ama la vita pur rimanendo quadrato in un percorso disciplinato anche rispetto alle sirene di un facile nazionalismo irruento, iconoclasta, distruttivo. Quindi in realtà lui non parte con grandi atteggiamenti decadentisti nel senso decadente o decadentisti nel senso più rivoluzionario e appunto pantoclastico tipico della cultura dei primi del Novecento, tutto da distruggere, la società borghese da eliminare, ma non da un punto di vista rivoluzionario, diciamo paramarxista, perché poi il marxismo in Italia rimane alla Briola e pochi altri, per mio, e non è che l'hanno mai applicato fino in fondo, è stato un marxismo all'italiano, di salsa di pomodoro, ma anche la destra stava producendo una forma di forte iconoclastia che avrebbe portato al nazionalismo di Corradini, avrebbe portato alle camicie azzurre, avrebbe portato all'interventismo violento, che voleva la guerra come momento rivoluzionario per fare in genesi di un nuovo mondo che avrebbe dovuto spazzare via tutto, tutti e tutto, e rigenerare una nuova classe, guardate caso, di guerrieri legati alle macchine, il pubblicismo nella dimostrazione. No, lui va avanti in altro modo, perché alla fine, almeno dal punto di vista, almeno fino a una data che secondo me è fatidica, che è il 17, Baracca è uno dei tanti guerrieri combattenti, più che guerrieri, ecco, da combattente diventa guerriero proprio nel 17, arrivo a questo punto, perché vedete, in realtà, scusate, qui sono pieno di appunti, perché continuo a scrivere, abbiate pazienza. No. Non faccio come il presidente del consiglio, giustamente. No, allora ci sono due tipi di aviatori, due tipi di cavalieri dell'aria. Da un lato c'è, e riprendo una bellissima espressione di Maurizio Serra. Maurizio Serra, grande storico, ha prodotto un libro che secondo me è geniale, L'esteta armato. Una serie di profili biografici di personaggi che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento hanno fatto la storia della politica, della letteratura e anche della guerra, se vogliamo. Personaggi come Oden, Wyndham Lewis, Lauro de Bosis, Dre de la Rochelle, Marlowe, Aragon, Ortega y Gasset, Guglielmo Ferrero, D'Annunzio, Klaus Mann, Oswald Mosley, il fascista inglese. E poi ancora potremmo dire Hemingway, aggiungerei io, che non è nella lista di Serra, ma aggiungerei io. Chi sono questi esteti armati? E cito Serra, sono intellettuali gli esteti armati, oppure potremmo dire gli esteti volanti, perché molti di loro sono aviatori, che seguono un'interpretazione autentica del loro essere, al di sopra delle parti. Sono spiriti fondamentalmente liberi, ma non per questo privi di infinite debolezze, in grado di prevedere, seppure travolti dal temperamento, mosso dalle loro poetiche, dalle loro affinità, eccetera, eccetera. Ecco, in questo gruppo di esteti armati ci sono diversi aviatori. Uno dei più famosi, forse dovrebbe essere famoso, perché è l'Icaro antifascista, Lauro de Bosis. Lauro de Bosis era un ragazzo che parte con l'aereo nel 31, è uno dei fondatori dell'Italia Libera, primo movimento liberale, moderato, non legato alla sinistra, alla sinistra di classe, vola per lanciare dei volantini su Roma e poi si avvista nel Tirreno. È una delle prime vittime della lotta antifascista, sebbene incruente in questo caso, se non per la sua morte. Possiamo parlare di André Marot. Marot è un altro aviatore, un altro esteta volante. Marot è il fondatore dell'escadriglia spagnola nel 1936 per difendere la Repubblica Democratica dall'attacco di Franco. Crea una squadriglia che è l'unica aviazione aeronautica contemporaneamente presente nel 36, con tre aviatori, tutti e tre francesi e tutti e tre esteti volanti. E potremmo ancora parlare di altri. Lorenz era amico e volava con la famiglia di von Richthofen. D'Annunzio, ma chi c'è di più esteta volante dell'Orbo Veggente, del poeta amato? Sergio Federico.
Saint-Exupéry, benissimo, ottimo, grande scrittore, l'autore del Petit Prince, che anche lui avrà una fine tragica, perché in realtà questi esteti armati spesso sono bravi. Ho citato nomi anche di antifascisti, che sbaglia Saint-Exupéry anche, ovviamente, gente che ha combattuto per la libertà, ma sempre in modo molto egocentrico, molto autoriferito. Ecco, l'esteta armato si muove autonomamente, è uno. Dall'altra parte, durante la Grande Guerra, c'è un'altra categoria di aviatori. Io li chiamo i Mad Flyer. I Mad Flyer sono i matti, i pazzi volanti. I Mad Flyer sono quelli del Flying Circus di von Richthofen, del Barone Rosso, solo per il fatto che amavano girare e dipingersi gli aerei con i colori più sgargianti, e per quello che gli inglesi lo chiamano il Flying Circus, il circo volante, perché sembra uno spettacolo di giostre, no? Ma d'altronde sul tema di farsi vedere, apparire, era anche in qualche modo sedotto lo stesso Baracca, basta vedere l'iconografia che si applica su tutti gli aerei, la squadrina degli assi, fuori calata si mette mi pare il teschio nero, quell'altro si mette la scala, ecco, un altro Mad Flyer, Guido Keller, ma chi è più Mad Flyer di Guido Keller che vola con Baracca? Guido Keller, il celebre aviatore che lancerà il famoso Pitale su Montecitorio, perché è l'unico aviatore della poderosa aeronautica del Carnaro, cioè aveva un aereo solo guidato da Guido Keller. Keller che si presenta al cospetto degli ufficiali durante la guerra con delle babbucce maomettane, con una specie di vestaglia, dopo essere andato a fare dei bagni di sole. Keller che pratica il nudismo, che pratica anche l'utilizzo di sostanze psicotrope, come peraltro il suo maestro D'Annunzio, è un geniale pilota, completamente pazzo. Come completamente pazzo era il Captain Eddie, cioè Edward Rickenbacker, il più grande asso dell'aviazione americana della Prima Guerra Mondiale, un matto che sparava da tutte le parti come un cowboy. Ecco, Baracca non è, a mio parere, almeno nel 15, né un esteta armato, un esteta volante, né un Mad Flyer. È assolutamente, rientra in pieno in quel dovere militare di cui abbiamo parlato a lungo. Non voglio togliere tempo agli altri relatori, non voglio aggiungere molto sulla parte biografica, perché davvero è una biografia che è stata anche già ricostruita. Francia, lascia dopo l'Accademia di Modena, entra nel reggimento del Piemonte Cavalleria, da lì poi, come tanti aviatori, perché è cavalleria dell'arma, la chiamano ancora così in parte, almeno non l'aeronautica, ma ad esempio tutta l'aeronautica dell'esercito americano viene chiamata cavalleria dell'aria, i famosi elicotteri di Apocalypse Now, per intenderci. Ecco, questa cavalleria dell'aria perché? Ma perché partono dalla cavalleria e arrivano alla cosa più veloce che c'è all'epoca. I cavalli erano la cosa veloce fino a quel momento, più veloce di quella c'è l'aeronautico, meglio i primi aviogetti, ecco, da lì poi abbiamo l'ingresso in guerra, abbiamo una guerra che viene vissuta con una sostanziale, ma direi serenità, certo, le lettere dimostrano che c'è l'inquietudine del combattimento, Baracca è coraggioso, ma non è pazzo appunto, non è un Mad Flyer, e quindi racconta quello che fa e lo fa bene, fa tanti combattimenti, anche se teniamo conto sempre che i veri combattimenti, lo dico da ignorante del campo, ma mi sono un po' documentato, forse mi sbaglio, vengono quando si comincia a creare la sincronizzazione tra l'elica e la mitragliatrice, perché se no che combattimenti sono? Con le pistole, con i fucili, sono praticamente dei duelli medievali, anzi rinascimentali, ma nel senso veramente alla di mare, insomma. Sono degli scontri tra gentiluomini che possono farsi male, ma insomma è dura farsi del male con una pistola a 50 metri di distanza mentre si vola. Quando arriva la mitragliatrice o le doppie mitragliatrici, perché poi chiaramente ci si esalta, da questo punto di vista la Grande Guerra è una terrificante macchina che produce nuovi strumenti di morte, e lì si comincia a combattere, lì veramente c'è il combattimento. Ecco, lì, a mio parere, prima ancora che Caporetto, che sarà forse la goccia di trabocco del nostro, credo che lì comincia a esserci qualcosa di diverso.
Lì si comincia davvero a vivere, Baracca vive l'esperienza dell'esteta volante. E forse comincia anche a diventare un po' malfiato, perché lì si comincia a vivere qualcosa di diverso da quello che un aviatore americano, tedesco, scusate, austriaco, aveva scritto, cioè laggiù si va incontro all'inferno, lassù si va verso il lutto, laggiù dove ci sono i poveri pidocchiosi che combattono nelle trincee e che corrono all'assalto dei nidi di mitragliatrice, vengono falciati fino al 90-95, 100% degli effettivi, lassù si va nel mito. Ecco, però questo finisce, adesso si comincia a combattere sul serio. Sul serio, non che prima non fosse possibile combattere, ma come vi ho detto, più difficile. E allora ecco, allora si comincia, cominciano ad esserci anche delle cose particolari di questo personaggio, di questo uomo, di questo straordinario, incredibile personaggio, che comincia per esempio a diventare il primo grande personaggio mediatico d'Italia. Guardate che in realtà non è proprio il primo, c'è un antisignano diciamo, come personaggio mediatico, è Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi è il primo eroe mediatico d'Italia. Tenete conto che ancora, mi riferisco anche ai lavori fatti da Fulvio Conti, ancora verso, con lui ancora in vita, venivano già prodotte le statuette, le ceramiche, ovunque in casa, soprattutto in questa zona, forse c'erano più mazzini, però in ogni caso ovunque c'erano delle nicchie in casa, anche dei contadini con Garibaldi, con Mazzini, insomma, con i santi laici dell'età greca. Dopo di lui, di fatto, dopo di loro, mettiamoci dentro anche Mazzini, non mi risultano statuette di Cavour, forse solo nella zona, insomma, forse in Piemonte. Ecco, dopo di lui è Francesco Baracca. È il primo eroe mediatico che usa un'altra arma, perché tutti parliamo del fatto che fosse un po' era un motociclista, però amava anche la motocicletta, come tutti i bravi ragazzi futuristi, chiamiamolo così, o dominato un po' da tutto, non era futurista, non era un po' dominato dalla modernità, come sappiamo, lui ha anche la macchina fotografica. Lui si fa riprendere e guardate che il Museo Baracca raccoglie quantità straordinarie di fotografie, dove abbiamo veramente un protagonista, ma ancora di più un divo cinematografico. Non so se ci siano delle riprese cinematografiche di Baracca, credo di sì, forse non l'avevo visto una volta, sicuramente fotografico. E quindi ecco che arriva appunto il mito che lui stesso si crea, però era alimentato altrove. Vado verso la conclusione, giusto? E perché avrei da dire tante altre cose. Ecco, dicevo, poi c'è naturalmente il 17 anche come anno di Caporetto. Qui emerge un Baracca un po' diverso. E bisogna parlare sempre delle luci e delle ombre dei personaggi, mai essere geografici, mai esaltarci troppo. Se siamo qui a celebrarlo è perché comunque Francesco Baracca resta un eroe italiano, però gli eroi devono in qualche modo anche essere visti in tutte le sue loro sfaccettature. Baracca scrive delle parole atroci nei confronti dei soldati di Caporetto. I fanti scioperanti, i fanti scioperati. I fanti che hanno scioperato e non hanno combattuto, non hanno fatto il loro dovere, fa il paio con Cadorna in queste affermazioni, che sono affermazioni che, come sappiamo, non sono del tutto realistiche. Certo, ce ne sono stati tanti che sono scappati invece di fare il loro dovere, ma innanzitutto non entriamo nel merito di cosa avremmo fatto noi, ma domandiamoci semplicemente quali sono le responsabilità di quegli errori prima di prendersi. Però Baracca scrive anche l'impeto, scrive a pochi giorni dal disastro dell'ottobre del 17. È chiaro che al momento le informazioni non giravano con internet, per fortuna forse, ma in ogni caso non arrivavano da Baracca. Quindi analizza per quello che può fare la cosa. E poi, vabbè, poi ci sono naturalmente atteggiamenti, sì, è vero, è generoso con i suoi avversari, ma è anche spietato. Ma non voglio aggiungere altro, perché poi il tema è un tema che verrà di nuovo ripreso. Sulla morte abbiamo già parlato, ci sono tante versioni, non si è mai arrivati alla conclusione. Io credo che non tolga niente, persino l'eventuale suicidio, vediamo quanti potrebbero essere in grado di affrontare una morte arsi vivi, e teniamo conto che tanti eroi aerei della prima guerra mondiale si sono uccisi in quel modo che si sospetta sia stato il modo di Baracca, proprio per evitare, se c'è un terrore folle dei piloti dell'epoca,
solo dell'epoca, è proprio questo. E poi comunque sia la morte, comunque sia andata, in ogni caso è una morte che, come ho detto prima, lascia aperta una polemica. Baracca quindi arriva, lui l'uomo più disciplinato, il ragazzo disciplinato, il ragazzo dei Salesiani, il ragazzo figlio di una famiglia con la testa sulle spalle, come si diceva, una famiglia di gente per bene, di gente in loco, con lui, con il figlio con la testa sulle spalle, è talmente indisciplinato da trasformare la sua indisciplina nella sua vita, perché se ne va senza che nessuno, anzi se ne va piccato dopo la litigata e compie un atto che non doveva. Ma questo non toglie niente alla figura di Francesco Baracca. È una figura che viene celebrata, l'abbiamo detto, da D'Annunzio. Ho trovato qua anche l'annuncio funebre sulla rivista della Gran Loggia, Serenissima Gran Loggia Nazionale d'Italia, come si chiamava ancora allora la obbedienza di Piazza del Gesù, non quella di Palazzo Giustiniani, qui rappresentata dal Gran Maese. E allora scrivevano, parla di una celebrazione avvenuta alla loggia Alto Adige nel 19 agosto del 1918, e niente, la leggo per curiosità, perché è interessante, non è che dica molto. La loggia, con la presenza di tutti gli altri dignitari di Piazza del Gesù, era una loggia romana, si chiamava Alto Adige per evidenti motivi irredentistici. Fu solennemente commemorato l'eroico aviatore maggiore fratello Francesco Baracca, asso degli assi dell'aviazione militare italiana, decorato con la medaglia d'oro al valore militare, fratello attivo e ipotizzante della Delta Loggia. Attivo e ipotizzante vuol dire che pagava appunto la tassa di iscrizione della capitazione. L'illustrissimo fratello Baracca, 18° grado del rito scozzese antico accettato, uno delle due principali, una delle due allora sole camere di perfezionamento, ma solo non lo sa, insieme al simbolico, cadde durante la nostra gloriosa battaglia del Piave, e animato dal più alto senso di patriottismo e di virtù militare, era il trionfatore, il re dell'arte. Basta, poi vabbè, va avanti, quindi con la presenza anche di alleati, di ufficiali alleati massoni, che hanno celebrato Baracca. Concludo. Chi era dunque Francesco Baracca? Un giovane poliedrico, sicuramente figlio del suo tempo e anche delle trasformazioni del suo tempo. Moderno nel senso futurista del termine, ma antico, perché è legato ancora a dei miti cavallereschi che la Prima Guerra Mondiale avrebbe definitivamente sepolto. Era coraggioso e vanitoso, oltre ogni immaginazione, al contempo rispettoso dell'avversario e spietato con lo stesso. Generoso e attento anche ai premi che venivano dati, era generoso, ma anche attento ai premi che potevano essere dati per le varie imprese. Lo chiede spesso, no, nelle sue lettere alla mano, ma c'è anche un premio di denaro per questa operazione. Solidale con i fantaccini, quei poveri pidocchiosi, ma senza appello verso gli scioperanti o gli scioperati di Caporetto. Disciplinato ma amante della bella vita, delle belle donne, è veramente un Tom Brady fan, senza freno, da questo punto di vista, appena può si diverte, come lo invidiamo un pochino. Squadrato e fuori quadro al contempo. Equilibrato e razionale, ma anche irruento, irrequieto, alla ricerca costante di radici che non riesce a trovare, perché come il vento che tanto amava, anche lui è dappertutto e da nessuna parte. E passionale. La sua passione e la sua irruenza, anzi, sono stati la sua mente. Un eroe senza tempo, un eroe italiano, forse, e concludo, un alchemico melange, tra quello che noi vorremmo essere come italiani e quello che noi in realtà siamo. Grazie.